Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Massi. Ça va ou quoi, mon gars? Tutto bene, oggi siamo qui nella mia zona. Già scalzato, come potete vedere, il posto in cui sono nato e cresciuto, questa è la mia gente. Ci puoi presentare aussi un po'? Io sono Massi Lazon, sono un nuovo emergente di questa zona di Milano. Oggi sono qui appunto per farvi vedere la mia gente, il mio quartiere, da dove nasce la mia musica, la mia ispirazione, tutto quello che voglio fare nella vita che c'è attorno alla musica. Se vendono baida, vendo panette, fanculo chi non paga, a 10 anni stappo di casa e vise più unità me. Giro con i frè. Du coup, on est dans quel quartier là? On est où? Ora siamo a Jascal, Sesto San Giovanni, SSG. Siamo alla periferia di Milano, quinto blocco. E niente, siamo una provincia, la provincia più grande, la più forte. C'est un bâtiment ici, no? Sì, questo è il mio palazzo, esattamente il primo dall'altro lato. Siamo in via Carlo Marx 606. Penso siano i palazzi di tutti quelli che vedi qua. Da lui a tutti gli altri, la maggior parte abitano qui oppure abitano nei palazzi accanto. Questa è la zona. Vas-y mon gars, tu vas présenter ton équipe un peu, tes gars là. Certo, allora lui è Totu, un altro ragazzo della zona. Mio fratello è grande, mio abitava sotto da me, sotto casa sua. E niente, lui è un'altra bestia del blocco. Andatelo ad ascoltare, Totu Savana. Ready or no, siamo pronti per la guerra. Ready or no, o la va o la sparca. La speranza risiede nel cuore di chi prega. Poi qua c'è Gabrielino, Jordan, bella. Sono altri fratelli del blocco che sono cresciuti con me. Tutto il resto da Pisa, bella, Cuba, bella. Ricky e l'altro Ricky, a tutta la mia gente. C'est ça mon gars, t'as fait un clip un peu ici ou quoi? Allora ho fatto solo un videoclip, adesso ne usciranno molti altri e l'ho fatto dall'altro lato, davanti all'entrata del supermercato e poi ho fatto altre riprese in altre zone qui che dopo vi porto a vedere. Sì, il videoclip l'ho fatto lì avanti, eravamo tantissime persone, almeno non mi sarei mai aspettato di avere quel gruppo di persone ad un mio video e abbiamo fatto un bel casino, è arrivata la polizia e tutto, lo trovate su YouTube, è Wesh Fit 2B, mio fratello qua direttamente dalla Francia, abbiamo avuto questa grande connessione, lui è entrato a far parte diciamo della nostra famiglia, della nostra zona, del nostro gruppo d'amicizie e niente, abbiamo tirato giù questo traccione e andatevelo a pompare su YouTube, Wesh Wesh. E tra poco usciranno altre robe potentissime. Qua siamo in una delle vie principali dei palazzi, ovvero una strada chiusa e qua puoi avere accesso a tutte le scale e tutti i palazzi e in particolare in mezzo a questi murales. Fermatevi, raga. C'è il murales di un nostro caro amico Gianni che è venuto a mancare circa 3 anni fa e niente, le abbiamo dedicato questo per tenerlo sempre tra noi, sempre vicino a noi. Volevo fargli un saluto in questa intervista e allora no. Allora no, okay, allora no. Grande Max. Qua siamo esattamente al centro dei palazzi, ovvero di là abbiamo tutti i palazzi a gruppi di tre, anche di qui, e lì c'è il parchetto centrale che sono le altalene e qui c'era un vecchio campetto da calcio di tanti anni fa in cui magari potevano giocare anche i nostri genitori, diciamo. Non è usato da anni e niente, siamo qui dove passiamo tutte le nostre serate, i nostri compleanni, le nostre giornate in generale. Sotto i palazzi. Vabbè, ti ha fatto sì un fit? Sì, ho fatto una collaborazione con un ragazzo di Cinisello, solo che non abbiamo un video su YouTube, ma abbiamo un pezzo su Spotify che si chiama Claro, andatevelo a pompare su Spotify, su YouTube. E per adesso no, però ho in mente tante collaborazioni molto forti da fare. Là, je vois que le terrain là, il est un peu sale taf, frérot, eh? Ho visto che il campo è un po' brutto. Sì, qua sì. Ci sono mangiati sto campo fa. Bro, io abito lì a quarto piano. Sono qua da quando ho 7 anni. Ciao fratello. Tutto bene, tu? Sono state molte. Mio padre ci allenava fra da quando ho 7 anni. Ci sono mangiati. Ci sono mangiati questo campo. Si sono spaccati le ossa in questo campo. Questo campo l'erba vanno le perché vabbè, praticamente non è molto più, cioè non è tanto più usato. Però evidentemente i ragazzi preferiscono magari andare lì al campetto più nuovo, più bello, che è in un'altra zona, perché quello che vedi là, bro, è Milano. Questo è Sesto San Giovanni di San Milano. Solo questo parchetto ci separa, è tra ricchezza e povertà. Perché sì. Se tu vai di là, bro, ci sono veramente palazzi spettacolari, anche con gente molto tosta che ci abita dentro, anche a livello musicale. E niente, questo qua è proprio quello che ci divide. È dove siamo cresciuti, sempre uno dei tanti campetti come lì e quelli da basket. Justement, il y a des différences entre les quartiers de Milan e Sesto San Giovanni, oui, ou quoi? Qua è la periferia. Ouais. C'est la périphérie, là-bas, c'est un peu du luxe, tu vois.
E se sono un ligno, è solo una linea che ci separa, perché lì io ho tanti amici di qua, quartiere Adriano, Recu, che sono miei fratelli. Però a livello di benessere familiare è tutt'altra cosa tra i due quartieri. Qua a Sesto c'è un po' più difficoltà, lì sono un po' più avvantaggiati, stanno meglio, diciamo. Appunto, riprendiamo questo argomento e dico anch'io che anch'io moltissimi amici, esattamente anche che abitano in quel palazzo lì davanti magari, però appunto come dice Toa, tu c'è un livello economico diverso. Magari lì ci sono più persone che stanno meglio, qui ci sono più persone con difficoltà. Ci va un po' registrato dall'alcide? Diciamo che non ho uno studio fisso. Dove capita, con chi mi trovo bene. Cioè, nel senso, tu puoi anche essere Big Fish o comunque uno dei top in Italia, però se io non mi trovo bene con te, in primis all'apporto umano, non ci faccio niente. Quindi diciamo che sono ancora in cerca del giusto produttore adatto a me. Per l'equipe, t'ha tornato quel clipper aussi? Si chiama Conscious Sapir, che è un mio caro amico e non è tanto conosciuto, però so che potrebbe fare grandi cose. Pullman storico di Sesto San Giovanni, la 713. Però fai vedere tutto qua, guarda che schifo in cui viviamo. Possiamo fare il giro così magari si vede meglio. Vabbè, vai fra, camminiamo intanto. Qua siamo nelle cantine di tutti e quattro i palazzi, ovvero del mio blocco. Sono tre palazzi ma formano quattro scale. Là in fondo c'è la A, poi la B, la C, la D. Questo è tutto il corridoio di tutte le cantine di tutta la gente che abita qua. È uguale alla nostra routine, bro. Sempre uguale, sempre la stessa cosa e sempre la stessa merda. Mini giro che abbiamo fatto è la nostra routine, bro. Facciamo sempre le stesse cose, sempre la stessa merda, capisci? Bref, comment ça se fait? T'es français? T'es... Ouais, je suis français, je suis de Cannes à la base, mais tu connais. Fais vider. C'est venu ici, en fait. C'est venu vers là, ça a eu des problèmes en France. Fais vider, toi, tout à fait. Café ici, vraiment là, frère. Regarde, bon là. Frère, ça dort, ça dort. Wesh, y'a des gens, ils dorment là-dedans, quoi. Ma mère? Il est là, frère. Il est en Pologne. Qua siamo sulle scale di casa mia, del mio palazzo, esattamente nel mio piano di casa, è il posto in cui ho scritto principalmente tutti i miei testi, o dove è nato tutto, la mia passione per la musica, dove l'ho coltivata qui, perché ogni cosa che succedeva prendevo e venivo qui. Qualunque cosa che sia stata in casa o con i miei amici, o cazzo, magari fare una stupidata e scappare dalla polizia, qualunque cosa, io sono sempre venuto qui. Diciamo che è il mio rifugio per stare un po' da solo, stare qua tranquillo, fumare, fare la musica e tutto. Ti sai con chi un po' aussi nella zona? Qua in zona diciamo che siamo cresciuti, ascoltiamo molto rap americano, ovvero old school, anche di quest'epoca. Però principalmente adesso sta entrando, diciamo, nei nostri gruppi di amici o comunque qua in quartiere, molto il rap francese. Diciamo che lo ascoltiamo molto molto, sia il rap francese e sia seguiamo i ragazzi che qua in Italia comunque vogliono portare quello slang, quello stile di vita, anche nel modo di vestirsi. Anche nel modo di vestirci usiamo molto lo stile francese, tutta da calcio, la tianne, la sacoche, tutto quello che gira intorno a quel mondo, diciamo. Se come ici dal quartier, se... Raccontaci come la vita sia un po' differente in Francia. Allora, la vita qui in quartiere diciamo che dipende da persona a persona. Ci sono persone che vivono qui in quartiere che comunque stanno bene economicamente, persone che veramente non se la cavano, non arrivano neanche a fine mese. E la vita qui in quartiere è dura, più che altro non ti devi far opprimere o appesantire da tutto ciò che c'è attorno. Se tu hai la tua via in testa o comunque la tua strada da seguire, ti tiri fuori da qua, sennò è un quartiere molto difficile, come tantissimi quartieri qui in Italia. Vas-y, frérot, dernière question, ça l'ho già detto tutto. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Io in particolare non ho mai seguito molto il calcio, ma la squadra che ho sempre stimato è il Manchester United. Ah, va, c'est bien, squadre réseaux aussi conçu. Seguitemi su tutti su Instagram, mi chiamo Massi Lazon, su YouTube Massi Lazon e basta, non uso altra merda. Ok, ok, fra, grazie mille. Grazie a te, bro. I miei negri fanno bang on a femmi, cana gang. Tu non fottino con me, tra le bari, Louis Vuitton. Fumo dentro la sacoche, giro coi brother nel barrio. Fumo si vedo al contrario, il negro si colorario. Non sono nessuno, ma tutta attaccata al binario. Sgaso sopra T-Max, metto DN fra mica l'Air Max. Hoya cucina una shish, ovunque lì cerchi si trovano lì.